Mozzi ha agito così per difendersi da Gianluca, da Facchetti, bravo Luciano! Quanto avete rubato voi della Juve! Le sciarpe della Lazio, sì, anche la Lazio ha truccato i bilanci per vincere lo scudetto, ma la Lazio non ha avuto i favori arbitrali che fin da quando ero bambino è utile a Juventus, hai capito? Boniperti che andava via a fine primo tempo, tutti gli arbitraggi, l'arbitro Cassarà di Palermo che si augurava di arbitrare Juve, Paolo Bergamo che scriveva a Gaetano Scirea l'elenco delle partite per far vedere che con lui vinceva di più, ma stiamo scherzando! È il simbolo della corruzione degli arbitri. Paolo Bergamo lo intervistai per dire, è il simbolo della corruzione, perché se io arbitro la Juve, io non ho nulla contro la Juve, ho molto contro i potenti che rubano scudetti, emozioni, eccetera. Cioè, ma se io facessi l'arbitro a un campione come Scirea, mando le mie statistiche con la Juve, vuol dire che hai cercato di farla vincere apposta. A Scirea, che è un puro, faceva schifo vincere grazie ad arbitraggi favorevoli. Paolo Bergamo, che ho raccontato per Avvenire, per me non merita la lapidazione, ma se uno manda una statistica a un campione per dire guarda, e 4! Ce ne vogliono 6 per umiliare chi ha rubato per una vita! Emozione agli italiani! Nel dubbio Emozzi e Luciano! E il gol di Turone! I potenti 4-1! E Paratici! E tutto quanto! E i trucchi contabili! Da 4-10 uguale! No! 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 Le ruberie, i buoni rapporti, Lucianone, la Juve aveva 10 campionismo, 10 finalisti, non me ne frega. Il Milan, l'Inter dovevano vincere molto di più, la Juve ha vinto tantissimo perché l'arbitro De Sanctis, ma stiamo scherzando, Guido Rossi, ma per carità, gli occhi ce li abbiamo tutti. Adesso col VAR è un po' più difficile, guarda caso la Juve non vince più col VAR, o quando vince gioca male, e stasera ne ha presi 4, se ne andarono tutti, Moggi, scrisse Piero May, sul Messaggero, Roma-Juventus 4-0, 4, Moggi, 4-1, ne voglio 6, ok, stasera sono Elio Corno, sono Crudeli, ne voglio 6, Napoli 4, Allegri 1, se ci va Foscarini alla Juventus fa miglior figura di Massimiliano, spesso i migliori sono in provincia, i torti arbitrali, la religione, mi spiace Claudio Pei Juventino, non è uno sport nazionale, è che da quando ero bambino nel dubbio si dà ragione ai potenti, trovi degli arbitraggi sfavorevoli, forse un quarto di stagione. Moggiopoli non l'ho inventata io, caro Claudio, hanno distrutto le bobine con Guido Rossi, ma fatemi il piacere, grazie. Gli occhi se li abbiamo tutti, quando la Juve, Platini e cioè non so, quando la Juve merita, quando nel dubbio si dà ragione ai potenti, no, 1-2, Manchester City, Barcellona, grandi squadre, il Real ha vinto dominando, a volte vinto. Questo è un caso, me la devo, la sciarpa, la Lazio non c'entra nulla, io nasco juventino. Platini, ed era uno dei miei campioni preferiti, un giorno spero di incontrarlo, ma da quando sono bambino? La Juve ruba, l'ha detto anche il grande Squinzi, no? Sentite. Recupero da parte di Kimmel, abbiamo fatto sentire ovviamente la festa.
4-1! E basta che perda la Juve! E come il Brasile, e come la Germania! E viva! Viva! 4-1! E il crollo della Juventus! Dopo 8 vittorie per 1-0! La peggiore squadra! Fra gioco e budget! Fra budget e gioco! Hai capito? Claudio Albanese, hai capito? Ecco. Andrea Agnelli, 3 per le plusvalenze. Valgo più io di certi tuoi giocatori. Andrea Agnelli, Agnelli. Preferisco perdere 6-0. Che corrompere, che truccare i bilanci. Non è vero che lo fanno tutti. Ci sono delle squadre, delle società coinvolte. Malamente parte da Torino. E per questo non serve un giudice. Questo lo sappiamo. Ci sono le intercettazioni. Ci sono le furberie. Ok? L'Inter è stata grande, ma una parte povera, ma mai come i mogisti, mai J. Raudo. Andrebbero levati gli scudetti delle plusvalenze, andrebbero levati gli scudetti dei favori arbitrali, no due, molti di più, andrebbe riscritta la storia dello sport. Meglio secondi che ladri, dicono a Firenze, hanno ragione. Quattro a uno Juve, viva la Juve, viva Albanese, viva Claudio Albanese. Avete fatto provare vergogna non solo agli Juventini, agli italiani, perdendo in Israele 2-0. Il Fideo. Mario Rui. 4-1. Ve ne andaste moggi. Totti 4, uguale. Spero che Quaresqueglia faccia segno di 4. Poi potete prendere Giuntoli, che è molto bravo. Non è finita, mancano 20 minuti. Mi auguro che può finire 4-3. Mi auguro finisca 6-1. E mi auguro che Massimiliano dia finalmente le dimissioni. Ok? Ci sono in Italia 50 allenatori che farebbero giocare meglio di Massimiliano. Massimiliano al Cagliari era bravo. Già al Milan. E in Europa cosa hai visto? Sì, hai fatto 2 finali. E che figura hai fatto nelle 2 finali? Perfetto, ci siamo capiti. Ossimoro, ha ragione De Grandis. Sceglie il possesso palla. La gestione comoda del pallone. È così. Non ricordo quando siano iniziati gli arbitraggi favorevoli. Dal gol di Turone. No? La malafede. 5! Viva il Napoli! Abbasso la Juve! Abbasso Paratici! 5! È una grande serata per il popolo della Juventus! Viva! Viva Paratici! Viva Andrea! Viva Albanese! Facciamo i conti con la magistratura! Ci sono le sentenze, Le sentenze Albanese! Le sentenze di Moggiopoli, ci sono le intercettazioni, viva! Napoli 5, Juventus 1! Stasera mi sento crudeli, stasera mi sento corno, mi sento ordine, buttare la
E cazzo, una da una vita vedo dei comici in televisione, lo faccio anch'io, no? Quando Franchino Ordine diceva rigore regalato, l'ha sbagliato, non conta. Un fenomeno, Francesco, grande Francesco. Adesso entrano i fuori classe della Juventus, Miretti, Fagiolo, buttare la chiave, arriva la Maresta, arriva De Santis. Chiamate Cassarà, chiamate Lucianone. Luciano, sei tutti noi. Agnelli. Vai Paratici, fai un po' di plusvalenze fittizie anche al Tottenham Hotspur. Ve ne andaste tutti moggi. 5 la manita. Grandissimo Massimiliano! Siete grandi! 2-0 in Terra Santa! Sconfitta Monza! Manita in San Paolo! No a Diego Maradona! 5-1 come in Supercoppa! Oi, oi, oi. Albanese salta con noi, oi oi oi, oi 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 oi, Albanese, Claudio Albanese salta con noi, oi oi oi, Albanese salta con noi. Se allarghiamo il discorso, 12 vittorie e 2 pareggi prima di oggi nelle ultime 14 gare. Oh, io sono nel mio studio e oggi e corne crudeli, vai Paratici, prendi Cristiano, chi lo paga Cristiano? Le plusvalenze fittizie, no? No, ma le accuse verranno ridimensionate. Grasso a re, 5-1, viva il Sassuolo! Albanese salta con noi, oi oi oi, la quinta stella per Albanese, seconda stella a destra, almeno una volta, no? Io spero nella Serie B avrete un punto di penalizzazione. Albanese, riprendi Cristiano Ronaldo. Albanese, vai sul mercato con i soldi della Gedi, non so con quali soldi, piglia i migliori del mondo del mondiale, che poi li paga Paratici. Vai Luciano, fai il mercato da libero, vai. Tra l'altro hanno dei giocatori formidabili, Kostic, Rabiot, Di Maria, boh, mistero, eh. Una notte esemplare, davvero Juve! E avevate un grande allenatore, Maurizio Sarri, vi stava sui coglioni! Andrea, avevi Antonio Conte, sei riuscito a litigarci e gli hai fatto così, sei grande Andrea! E adesso non mi ricordo, e gli hai fatto così, Andrea Agnelli, sei il migliore! Insieme a Claudio Albanese, come si chiama l'ha detto sta? Aridateci Girotto, aridateci Gattino. Oi 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 oi, Albanese segna per noi. Ve ne andaste tutti moggi. Leggete il libro di Paolo Bergamo, che manda le statistiche degli arbitraggi favorevoli alla Juve, un fuori classe Paolo Verdi, ma ci sono le sentenze,
poi tutti a so e le donnine di Luciano Moggi al Toro, un gigante Lucianone. Albanese segna per noi, oi 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 oi, Albanese segna per noi. Grande grande Claudio. Mi auguro che tu diventi presidente, ok? Perché c'è bisogno del tuo grande carattere, no? Albanese segna per noi. Com'è il tuo stadio, Albanese? Privato? Albanese, stasera facciamo, vieni a casa mia, facciamo la plusvalenza con la mia casa dove mi imbrogliano, dove ci ho perso 80.000 euro. Vieni a fare una plusvalenza fittizia a casa mia, Albanese. Esiste una Juve pre-albanese, democratica, esiste una Juve post-albanese. Albanese. Albanese segna per noi. Stradi Vialli. Indimenticabile. Non so chi. Io sono per Zeman. Oi 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 oi, Albanese segna per noi. Ma io questo lo direi anche a sette gol, te lo voglio dire. Col VAR è un pizzichino più difficile, Albanese, anche con la guardia e con i finanzieri, Ma che cattivoni, No ai processi sommari, A Guido Rossi quindi ha distrutto, era interista, ha distrutto tutte le prove contro Inter e Milan. Bravo! Vai che facciamo il sesto. Vai Jack. Bravo Jack. Stai lì. In Italia, Juve, in Europa, Agnelli, in Europa hai dominato, in Europa fai un po' più fatica, un pizzico. E il fair play finanziario, certo, il Piero Sanz, e il tuo? Oi, 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 Albanese segna per noi, insieme a Limardi. Oi, oi, oi. Mi spiace, perché mi piacerebbe venire a Torino a fare le domande alla Juventus, a chiedere i paratici, E Maurizio Sarri, bravo Albanese, bravo Andrea, e lui, e Antonio Conte, Bravo. Mi hanno fatto impazzire. Juve-Inter di Coppa Italia, lo scambio di rimedi è fantastico, è lo stile Juve. Frigeri, sei un grande, Stefano Frigeri. La fidanzata di Italia. Quanti scudetti con ombre. Come quelli di Siena, del Basca. Dipendesse da me? Accertate le responsabilità, vi levo gli scudetti delle plusvalenze, sì ai processi sommari, sì ai processi di piazza. Le intercettazioni sono inequivocabili. O c'era forse rivalità di cherubini con paratici? C'era rivalità. Piasinta e paratici. Ha ragione, paratici faceva le plusvalenze perché gliel'ha detto Andrea. Da solo.
stagione su due progetti assolutamente da non perdere, disponibile nella nostra app. Albanese segna Berlo. Mi spiace molto che Albanese non fosse nella Juve di Monaci. Non ve lo chiedo. E sarà calcio di punizione per la Juve? Albanese sapeva delle plusvalenze, secondo me sì. Naturalmente, mi piace scherzare. Napoli a un passo. Non è. Trovo che, fuori di metafora, io ho sempre visto la Juve giocare con Allegri più o meno male, preferisco un calcio diverso, preferisco la pulizia intellettuale, preferisco arbitraggi che nel dubbio diano ragione ai più deboli. Keane è un grande sopravvalutato, il valore della Juve è anche un parametro in Europa. Benissimo, la finale persa con Manchester United al rigore con Milan. Milan non era stato superato. Mi spiace perché non è bastato oggi, ci si è messo anche per oggi. Più 10. A me non interessa che vinca il Napoli, basta che non vincano nell'ordine la Juventus, l'Inter e il Milan o viceversa, non importa. L'unica cosa che mi interessa è che la Juventus, no, il Brasile, la Germania, poi può vincere più. Però vorrei che vincesse e gioca bene. Il Marocco non ha vinto il Mondiale, poi l'Argentina sì. La Croazia ha fatto un po' di rischio. Al di là del risultato, anche molto legato alla maniera, alla forma in cui Napoli sta vincendo questa partita. E ovviamente ha detto anche degli errori, la prestazione del Remo, ovviamente nel post partita sono state sbavature, sono state prestazioni individuali non all'altezza. Una squadra che veniva invece da un periodo di grande compattezza, di grande solidità. Tutti i temi ovviamente per il post partita, mentre Di Lorenzo, Manola, Lobotti, sceglie Meret, 5 più recupero, che fa dare un po' di pressione, Napoli che ricomincia, ancora una volta da Rachmani che va profondo a cercare la squadra, Alessandro in vantaggio. Bene. Alessandro. Kostic. Ancora Alessandro, rimane il pallone, appoggia. Pressing, alla fine l'intervento da Pino Bocchi e Fallone, comunque sarà calcio di punizione per la Juve. Apertura su Sule. Buon lavoro. Tentativo di verticalizzazione a cercare un inserimento da parte di lì. E adesso la segnalazione arbitrale, dunque una cosa sulla che sarà per la Juve. Cosa dovranno fare per i lavori da domani in poi? Cioè come si reagisce a una sconfitta così pesante, con uno scontro diretto così importante, o come si gestisce? Semplicemente mi auguro che Juventus non vada neanche in Champions League. Mi auguro che arrivi. L'obiettivo per me, per la Juve, è che arrivi ottava. Allora ho la realizzazione. Poi può vincere l'Europa League. Anzi no, auguro che vincano la Lazio, che va in Conference, meglio. Auguro che la Roma, auguro la Roma di vincere l'Europa League, anche la Fiorentina. Farla rimanere concentrata sull'obiettivo che ancora è lontano. Però nella testa prova lo spunto, c'è l'intervento in copertura da parte di Meret, passato servito di Renti. Situazione riservata interessante, occhio la scena a parte di Meret, vince questo quello che rivive il pallone, ancora Paredes, prova a tenerla viva, occhio a Ken sul filo di fuorigioco, il pallone esce, sarà calcio d'angolo per la Juve, che prova a chiudere in avanti questo finale, mentre qui vediamo. Bisogna una citazione per essere avvenuta. C'è sì. La squadra sul 2-1 in generale si è arrivato a guardare a Armani, fa paura.
e generare in questa squadra che gira offensivamente così lui durante questo periodo. Occhio a McKennie, scusami, apro anticipato, ancora possibilità per Kostic che prova la distanza. Bello, la sinistra di Kostic. Parlo dall'inizio della stagione. Quara Stella, altro Sandy Connection stavolta per Quara Stella. La gioia di Quara Stella. 9 gol e 9 assist, un livello di intesa con Osimhen prodigiosa. Dopo due partite un pochino meno brillanti, una prestazione ancora una volta super, di un talento che fa dell'imprevedibilità il suo marchio di fabbrica. Lo sa, cazzo primo pallone, Anghissa cerca Raspadori, poi parla ancora più lungo, l'intervento di Bremer che allontana. Un'idea, lo fa gestire. 80 secondi alla attesa. Circolazione Napoli. Lobotka, Anghissa. Facciamo contatto qui Raspadori. E Giulio dall'altra parte. Diretti, prova a innescare Ken. Chiuso l'intervento di Kim. Poi Don Belè. Dai Don Belè. Dai che facciamo il sesto. Affonda, vai Luciano, maltratta il Massimiliano, l'ennesima brutta figura di Massimiliano, a Israele, Monza, Lisboa, Parigi, la galleria degli orrori, gli orrori salernitana, gli orrori di Massimiliano. Massimiliano, quando allenava il Cagliari, era molto bravo, quando allenava il primo Sassuolo, era bravissimo. Poi, purtroppo, in Italia, anche vinto, però, che succede? Dipende da lungo. Questa sera la copertina è forever with you. Sicuramente di Osimhen e quale schiena, ma con tutta la squadra. Vai, andiamo a fare il sesto. Paredes. La capolista se ne va. Da. Bam. Certo, perché è giusto tenere il 5-1, ci vorrebbe un sesto. Per se ne andarono tutti mogi, no, così sono mogi. No? Bravo. Poi partiamo in contropiede, Firmino. Il sesto, i 6 gol, già 5, sono tanta roba. Francesco Repice! C'è la perfetta connessione finché vivo Repice, gol di Rachmani del 3-1, che è quello che ha cambiato la partita. Un Napoli, la Juve bistrattata come sempre del popolo azzurro in questa serata. Come sempre i limiti della Juve sono superiori, i demeriti della Juve sono superiori ai meriti di chiunque altro, i demeriti di Allegri sono sopra ogni cosa, come i demeriti del Brasile, della Germania. Dai, un ultimo sforzo, proviamo a fare il sesto. Vai Luciano,
Lo è Luciano, è l'apice della tua carriera. Ci sono i mediocri come io, hai libri che vincono demeritando, bravo. Vai, piazza il contropiede, piazza il sesto, andiamo per il sesto, andiamo Napoli, avanza Napoli, andiamo al sesto, vai, attacchiamo, attacchiamo, attacchiamo. Viva il Napoli! Abbasso Albanese! Mi spiace, 5-1, Albanese, ve ne andaste moggi! E la chiavetta di Lucianone? Aspettiamo la giustizia di popolo, di piazza! Ma scriviamo 55 e il giocatore che è arrivato dalla Reggiana via Atalanta, muratore, dai, fenomeno Andrea, fenomeno. Bene, allora qua è finita la partita, spegniamo questo.